Allora, Mi Colta esce per la prima volta nel 2005. Prima di Mi Colta sono usciti al mio censimento altri 25 testi autobiografici, un numero variabile, dipende da cosa considerate autobiografia essenzialmente. Ma di questi 25, 22 provengono dall'area estesa dell'esperienza delle Brigate Rosse, e gli altri 3 provengono da altri gruppi, e nessuno di prima linea. Quindi Mi Colta che cos'è? Il primo, anzitutto, testo memorialistica che conta sulle esperienze di prima linea. E poi uno dei primi a proporre al pubblico, nello spazio pubblico, degli elementi per cominciare una riflessione storiografica su questo tipo di esperienza. E poi confuta completamente l'idea molto, molto diffusa che il tempo unisce il dolore e guarisce ogni ferita. Al contrario, mi sembra che il tempo abbia fatto venire al pettine tutta una serie di nodi che l'autore non ha paura di risolvere anche con un taglio netto. Il libro è molto complesso, è più di un testo, più di un libro, più di una memoria. È un libro molto composto, cioè molto composto, composto di molti elementi diversi e disomogenei. Innanzitutto, in questa edizione troverete tantissimi inserti, apparati di tipo fotografico, documentario, che derivano da giornali, dalla stampa del momento, e quindi insomma, in qualche modo introducono anche a livello iconografico e di immaginario un'atmosfera che in altre edizioni appunto non era così immediatamente resa. Una strategia strettamente cinematografica che è quella del montaggio dei tempi. Come un film, noi non abbiamo, è vero che abbiamo questo nucleo centrale, ma questo nucleo centrale che è apparentemente lineare, cronologico, molto contratto, in realtà svia in continuazione, come qualcosa che è dentro una centrifuga che però ogni tanto esplode fuori da questo circolo centrifugo perfetto, anche fuori dalle mani dello stesso scrittore. Parla degli anni 70, ancora oggi, a 35 anni dall'episodio che racconteremo in particolare, in questo libro è a 40 anni, che è dal 77, sembra sia ancora molto difficile. Io, Susanna e pochi altri abbiamo provato a rompere quell'ergastolo della parola combinato, non tanto da un'opinione pubblica, che tutto sommato è sufficientemente disinformata per seguire un po' quello che gli viene detto dai grandi media, ma un po' dalla politica, un po' dalla magistratura, un po' e del tutto comprensibilmente, credete, ve lo dico con sincerità, da chi è familiare delle vittime, da chi ha, come dire, a tutt'oggi porta dolore e sofferenza e comunque una memoria faticosa per cui. A un certo punto la cronaca, necessariamente anche la cronaca peggiore, deve farsi storia, deve essere accettata nel suo essere storia. Il fallimento del nostro progetto, della lotta armata, gli arresti e il riarresto di Susanna, e diciamo il primo periodo delle carceri con anche gli episodi tragici di quei primi anni 80 in cui alcuni militanti venivano uccisi in carcere da altri militanti. Si parla anche delle torture che invece in maniera massiccia in quei primi anni 80 avvenivano all'esterno sulle persone che venivano arrestate. La memoria la considero contemporaneamente un diritto, un dovere. Io mi sono preso la responsabilità di questi libri dopo aver inutilmente provato per un decennio almeno a convincere molti dei miei compagni a scrivere un libro corale collettivo, che sarebbe stato non solo, come dire, più completo, più rappresentativo di tanti vissuti e di tanti punti di vista, ma anche, come dire, più congruente all'oggetto, perché di una storia collettiva si parla. Per capire davvero, per concludere davvero il grande libro degli anni 70, ma un libro completo, insomma. Noi sappiamo che già dolosamente sono stati strappati i primi capitoli di questo libro, cioè quelli che parlano e potrebbero raccontare ai giovani di oggi le responsabilità istituzionali e statali nella strategia dell'attenzione, nelle stragi e compagnia cantante. È rimasto centrale e consegnato alla dannazione eterna il capitolo della lotta armata, manca questo capitolo finale perché è ancora da scrivere.